Ciao a tutti, oggi ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo due giochi. Due giochi. Il primo? L'albero Di che cosa? Oggi delle andremo a raccogliere le mele. E vele. E poi faremo il gioco della cucinara, devi indovinare il suo pallino di colore. Ma l'hai dipinto tu? Sì, ho dipinto io, Tato. Per giocare con l'albero delle mele ci servono le Mele. mele! Chi le prende? Le prendo io o le prendi tu? Io. Andate tutte fuori, mele. Erano 10, te l'ho dato io. Sì, sono 10. Mi sono ricordato benissimo. Sì, sei stato molto bravo. E poi ci servono i pennarelli. Eccoli, abbiamo il nero, Il nero, il black, verde, green, il red rosso e e blu. Chi comincia a scrivere quante mele dobbiamo mettere sull'albero? Vai. Io dovrò mettere. Wow, 10 mele sull'albero. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Sono giuste? Sono giuste. Posso Adesso cancellarlo? sì, cancella tu il numero. Tocca a me scrivere. E io vorrei che sull'albero crescessero quante mele? 4. Quattro. Uno, due, tre, quattro. Tocca a Vittorio scegliere. Dammi il pennarello. Scegli tu quando vuoi. Dovrò raccogliere. Non scrivere. Dobbiamo raccogliere. Prova adesso. Oh, è un altro numero altissimo. È 8, vediamo un po'. Senza dire. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sbagliato. Mi Sette. aiuti? 7, Otto. 8. Adesso sono Devono. giuste? Sì, perché dovevano stare due. Due, sì. Adesso è il mio turno, il tuo. Come vuoi tu? Vuoi fare due turni tu che decidi? Sì. Sì. Wow, ma mi scegli numeri grandissimi. Nove. Eh sì. Dobbiamo mettere tutte le mele, quindi. Ma no, non sono 10. Ma sei sicuro? Dai, io le metto tutte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. No, ma non so proprio contare stamattina. Cosa dobbiamo fare per avere Quando 9 mele? Cosa dobbiamo fare? non riesci ancora a
quando hai contato male, puoi fare un altro turno. Ok, quindi adesso cosa devo fare per avere 9 mele sull'albero? Devi rifare tutto quello da indietro tempo. Devo ricominciare da capo? Sì. Ma se faccio così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne tolgo una? No, devi. Perché no? Sì, così diventano 9. Devi Conta proprio un iniziare da po'. Ah, capo. tu vuoi farmi un altro numero? Sì. Però io le avevo fatte diventare 9. Questo uno ha un naso un po' strano. Perché ha un naso un po' strano? Guarda un po'. Da che parte guarda il naso dell'uno? Da quella Guarda a destra o guarda a sinistra? Guarda a destra. a sinistra il naso dell'uno. Fai un po' il naso dritto a questo uno. Eccoci qui! Uno? Ma ovvio, perché si è attaccato per Eh quello. sì, una mela, l'albero oggi, ha coltivato solo una mela, questo povero albero oggi. Chi la mangia questa mela? No. No, lasciamola lì. Perché Lasciamola lì. possiamo fare queste, così te mi viene Allora ascolta. dieci. Facciamo così, facciamo il contrario. Io ti metto le mele e tu mi scrivi quante sono. Ci proviamo? No. No, non ti va? No, Allora mettimele tu e io scrivo quante sono. no. Ma no, perché ce n'è una lì, quindi facciamo che fai 10, deve passare il turno perché non ci sono più mele 10, perché l'hanno mangiata. Le abbiamo mangiate tutte? No, perché l'hanno mangiato una in più, quindi ne crescono, ce ne sono solo 9. Ah, va bene, allora ne abbiamo messe una, due, tre. Poi? Queste due dovevano andare da ma. Ah. E ne lasci solo una qua? Sì, adesso le scriverò io il numero. Io questo numero lo conosco, questo numero con una panciotta. Cosa vuoi fare? Vuoi mettere tu la mela? Ah, Sì, perché sono io il predatore di mele. va bene, sei tu il creatore di mele. Allora vai. Una, due, Ma mi sa che stamattina non sono l'unica che non sa contare. perché? Guarda un po' quante mele sono cresciute su quest'albero. Ma no, perché quella era quella che doveva stare lì, perché quella è una mela d'oro. Ah, quella è la mela vincente, quindi non conta? Allora, va bene, allora stai Quindi ancora a adesso contare tu. basta che non scrivo 4 perché io Ah, quindi abbiamo fatto coltivare man mano un po' di mele per volta. ho 3. Sì. Quindi ne abbiamo messa una, giusto? Che è quella Ok, poi ne vincente. abbiamo messe sei. Quindi Sì. abbiamo fatto 1 più 6. E 1 più 6 quanto fa? Contiamo un po' le mele che abbiamo sull'albero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 più 6 fa 7. 7. E Adesso adesso quante altre mele facciamo crescere? Oh no. È terribile, cioè,
Se non so fare il 2, quindi devo fare l'1. No. Ah, perché ne vuoi mettere solo due? Quante ne vuoi mettere di queste mele? Aspetta, non Due, so, tu sei due. due mele. Ci proviamo a farlo il 2? Vogliamo vedere come è fatto? Guarda un po', ha una curva e un piede. Ha una curva e un piede. È un 2. Un po' più lungo, va bene. Ha una curva e un piede. Ok. Adesso poi facciamo crescere altre due mele, quindi. Sì, una, due. Ok. Quindi abbiamo fatto 1 più 6. Basta, basta che non faccio due. Va bene, abbiamo fatto 1 più 6 più 2. Quanto fa? Contiamo un po' quante mele abbiamo fatto crescere facendo 1 più 6 più 2. Uno, due, tre. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Eh no, ne hai contata una o due volte, intanto. 10. Riproviamoci, contiamo insieme questa volta. Abbiamo fatto 1 più 2 più 6, giusto? Facciamo così, ditino. Quale usiamo, ditino, per contare? Scegli tu, io ti Ma no, seguo. facciamo Facciamo un ditino. 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 9, quindi 1 più 6 più 2 e non facciamo arrivare a 10 questo povero albero. Adesso ce l'ho zero. Va bene. Rifacciamolo. Vuoi fare un'altra? Adesso è il tuo turno. Quindi scrivo io Sì. e le mele chi le mette? Tu? Ah, faccio tutto io? Sì, basta che non fai il numero Non sbagliato. faccio il numero sbagliato, va bene. Allora, io faccio questo numero qua che non abbiamo ancora fatto. Lo sai tu che numero è questo? 5. 5. Quindi 1, 2, poi 3, il 3. 4, 5. Alice, il 3 del gioco delle mele. Quindi Lo facciamo facciamo tutte e due, quindi 5. Vittorio, Alice, Vittorio, Ah, va Alice. bene, una testa, quindi adesso io l'ho fatto, tocca a te. Ma no, dopo il tuo Ah, dopo il turno. mio turno ne facciamo uno a testa. Sì. Ok, adesso. Quindi basta che non fai. Faccio la più grande alla più piccola. Ah, se li hai messi in ordine di grandezza. Allora, io ne ho messe 5 e adesso Una, voglio. due, tre, quattro, cinque. Quindi basta che non fai sei. Ok, devo arrivare massimo a 5, giusto? Sì, perché puoi fare anche il quattro, il tre, due, uno, zero. No, a me piacerebbe aggiungere queste mele qua. Tre. Oh no, così ti Ma derifa. questo 3 è girato giusto? Sì. Sì, è girato giusto. Allora posso aggiungere una mela, due mele, tre mele. Così adesso sappiamo che 5 più 3 fa. Nove. Contiamo insieme quante mele. Contiamo insieme. Contiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 più 3 fa 8. Guarda. E adesso io decido che su quest'alberello dovranno crescere ancora. Zero bene, quindi Zero mele.
Quindi neanche una. Nemmeno una. E adesso invece su quest'albero faccio crescere due mele. Uno e due. Siamo arrivate a 10? Adesso è il nostro turno, quindi tutte e due. Tutte insieme. Però le tengo le mele. Vabbè, perché chi lo fa per prima? Ma non dovresti, devi scrivere tu, riesci a fare tutto? Sì, riesco a fare un numero. Va bene. Perché volevo ricopiarlo. Ci riproviamo, prima il 2 l'hai fatto abbastanza bene, no? Ci riproviamo, facciamo una bella curva in piede. Adesso vediamo quale devi mettere. Ah, le metto io? Vediamo. Oh no, ho fatto tutto sbagliato. Ma no, è un puntino, come fa ad essere sbagliato? Aspettate. Ti turba, ti vedo che sei turbato. Vai. Da capo. Oh wow, che meraviglia! Hai fatto un numero da tracciare. E questa volta lì anche hai fatto il naso giusto. È giusto il naso dell'uno questa volta? Guarda. È giusto il naso dell'uno questa volta? Sì, tanto. Guarda un po' il naso, guarda a sinistra. Il tuo naso guarda a sinistra. Quello è solo grafica, non importa. Però il naso questa volta l'abbiamo messo giusto a questo povero uomo. Una mela vincente. Una mela, sì. Tocca a me? Tocca a me. Allora, a me piacerebbe che adesso su quest'albero crescessero sette mele. Mele. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Però uno più sette fa uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8 1 più 7 fa 8. Vittorio, quante mele facciamo crescere? Ne abbiamo solamente 2. Dammi. Usa tutti i colori. Fai un numero multicolore. Sì, però faccio i puntini. Va bene. Adesso abbiamo finito. Adesso abbiamo finito di raccogliere le mele dall'albero. Quindi le ritiriamo. E le ritiriamo. E passiamo a un altro gioco. Gioco. Guarda un po', cosa manca a questa povera coccinella? Pallini. I pallini, glieli mettiamo? Sì. Mettiamoli. E poi le togliamo. E poi andremo a toglierli. Noi abbiamo deciso che ogni numero del dado ha un colore. E abbiamo deciso l'1 è il colore rosso. Il 2 verde. Il 3 è viola, il 4 è arancione, il 5 è giallo e il 6 è l'azzurro. Chi comincia? Io.
Due, devi cercare un pallino che sotto è verde. Niente, questo è giallo. Giallo. Vediamo un po'. Wow, devo cercare un pallino azzurro. Ah, questo Eh l'arancione. sì, dovevo fare quattro. Di nuovo arancione. Bravo, Vicky! Te lo ricordavi? Sì, perché l'hai preso Eh tu. sì. Vai, allora, l'arancione lo mettiamo qui. Facciamo che tu avevi la parte dell'uno, invece io la parte del No, tanto due. è un po' a fortuna, ecco. Quindi non possiamo scegliere da che parte mettere cosa. Dai, tocca di nuovo a te perché hai indovinato. Due, verde. Viola. Due, tre, uno, Cinque, quasi. giallo. Giallo, giallo, giallo. Me lo ricordavo. Giallo, tocca ancora a me perché ho indovinato. Tre. Viola. Niente, rosso. Arancione di nuovo. Viola. Mi ricorderò. Giallo. Oh, che fortuna. Sì. Nuovo giallo. Non lo troverai mai. Viola. Azzurro. Viola. Ma dai, li trovi tutti tu. Sono fortunata. Oh, questo birbo è verde. Non lo sapevi, No, non lo sapevo. ma perché viola era qui? Ma io devo trovare azzurro. Vedi, era lì in Tu ti fondo. ricordi che lì è viola, se fai 3, sei 2, hai fatto 4. Arancione. Verde. Ma tanto giochiamo assieme, dobbiamo solo riuscire a togliere tutti i pallini dalla coccinella. Giallo. Oh, un altro verde. Verde. Sapevi che era viola quello. Mamma, non mi sono ricordata. Arancione. Viola. Arancione anche tu. Tato, questo è viola e lo sai, non può essere arancione. Questo. Yay! Meno male, almeno uno, tu ne hai già due. Anche tu ne hai trovati due. Anche tu ne hai trovati due. Meno male che te ne trovavi un altro dopo di me, ce ne avevi Dai, tre tocca e io a due. te. Di nuovo arancione. Niente, ti piace il viola? Sì, perché mi ricordo. Cinque, un altro giallo. Ho trovato l'arancione. Verde. Vediamo questo forse. Yay! Verde. Tocca ancora a te. Azzurro. Azzurro non ne abbiamo ancora trovati. Rosso. Ma non ci sono azzurri. Beh sì, erano ben nascosti. Giallo. Eccolo qua, l'azzurro. Rosso. Viola. Forse era lì il rosso. Viola, viola, viola. L'hai appena tirato su tu? Era questo? Sì. Viola! Vuol dire no, Viola! Un uffi. altro viola?
azzurro. Era qui. Non mi ricordavo più. Arancione. Vediamo se riesco a trovare un altro viola. Azzurro, me lo ricordo. Oh. Guarda che stiamo finendo i pallini, siamo velocissimi. Rosso. Dov'è che mi hai trovato il rosso? Non mi ricordo. Dov'è che era il rosso? No. Questo qua. No, era blu. Vai, Vicky. Verde. Ma lo sapevi, era viola. Ma l'ho visto. Tocca a me. Viola. Ah. Oh no! Era questo qui? Sì. Guardami un po'. Era questa qui? Sì. Mi stai dicendo una bugia? No. Mi vuoi far perdere? Mi fido? Sì. Ma Vittorio! Tocca a te. Vabbè, puoi farmi anche a me fare così. Anch'io adesso ti faccio gli scherzetti, sì. Io no, non ti faccio gli scherzetti, ti do un aiuto. Il verde è per di qua. Hai visto? Ma sì, ma sto vincendo perché siamo a un... Tocca ancora? Io sono a 4. Ma sì. Non è proprio così in realtà, perché non è che ci siamo divisi i numeri. No, ma io ero a 5. 1, colore? Rosso. Io, se non mi sbaglio, è uno di questi tre, ma non so. Questo è sicuramente viola e lo sappiamo, quindi non può essere rosso. Sì. Quindi è uno di questi due. Oh no, era arancione. Forse mi sono sbagliata. Mi sa che ti ho detto una cosa, ma non l'ho fatto apposta, non volevo. Arancione, qual era? Quello che hai girato tu adesso? Quale hai girato? Non lo so. Io sì. Un pallino in meno. Gli arancioni sono finiti, eh? 1, 2, 3. 3 pallini arancioni. Dobbiamo cercare gli altri. Rosso, guarda, rosso non ne abbiamo neanche uno. È birbo. È birbo sto rosso. Azzurro. Azzurro non mi ricordo. Rosso! Finalmente sappiamo dov'è un rosso. Vediamo un po'. Non fare uno! Sì! Dai, che abbiamo trovato il nostro primo pallino rosso. Qual era? Qual era il nostro primo pallino rosso? Lo prendiamo insieme? Lo prendiamo insieme? Sì. Ha! Non funziona questa manina. Non funziona questa manina. Non funziona questa manina. Vediamo con i bacini. Aggancia. Allora mi sa che lo raccolgo da sola il nostro primo numero 1. Yeah! Il nostro primo rosso. Li voglio togliere. Questo tanto serve per non farlo rovinare. Il nostro primo pollino rosso! Tocca a me, cosa fai? Barone. Dimmi. Azzurro. Concentriamoci. Tu ti ricordi dove era uscito l'azzurro? Boh! Neanch'io mi ricordo questo. Sono stata fortunata. Tocca a te, io ho fatto 2 turni. Viola. Oh, viola, Vittorio, lo sai dov'è? Lo sai dov'è? Sì, il nostro secondo pallino viola.
Vediamo quanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6, abbiamo quasi finito. Questa povera coccinella sta per rimanere senza pallini. Questa povera coccinella. Poverino, sì. Lancia, vediamo un po' che numero e che colore ci esce. Azzurro di nuovo. Forse mi ricordo però. Giallo. Vediamo un po'. Rosso. Un altro rosso. L'avevamo girato prima, tu ti ricordi? Ma non è quello. No, ne avevamo trovato anche un altro. Ehi! Non ero sicura, sono stata molto fortunata. Vai tu a recuperare il dado, vai in missione! Avevo fatto... È dietro la porta! Avevo fatto i baciocchi. Tre! Ah, ok, lo teniamo buono? Quindi un altro viola. Grazie. Un altro viola. Io mi ricordo che era per di qui. Provo questo. Sì, abbiamo trovato il nostro terzo gettone viola. Così abbiamo finito anche i tre. Viola. Il viola e l'arancione sono finiti. Quindi mancano. Mancano. Qua. Il rosso. E il verde. Il giallo. E... l'azzurro. Guarda, uno a testa. Cioè dobbiamo ricordarci dove sono i colori. Ma no, perché sono qua. Sì, guarda, è uno rosso, uno verde, uno giallo e uno azzurro. Però sono, non so dov'è l'azzurro, capito? Devi tirare tanto prima. Rosso, rosso. Yeah! Vai, tocca ancora a te. Hai indovinato? No, arancione li abbiamo già tutti. Ritira. Rosso li abbiamo già tutti. Adesso è balordo, dobbiamo farti male. Tre, ce li abbiamo già tutti. Ce li abbiamo tutti. Ce li abbiamo tutti. E vai, azzurro. Ops. Verde, dobbiamo ricordarci anche qua, sì, questo è però verde. Però se usce verde posso prenderlo io? Se esce verde te lo faccio pescare a te, sì. Devo fare due per avere il verde. No, tre. Quasi! Tre. Niente, niente. O cinque o sei, però il verde sappiamo dov'è. Cinque. Giallo. Questo qua. L'hai visto? No. Sì! Abbiamo finito anche il giallo! Quindi adesso dobbiamo fare o due o sei. Sì. Però io farei così. Per facilitare le cose, visto che sono due numeri un po' distanti, facciamo che se esce uno, due o tre, cerchiamo il due. Se esce quattro, cinque o sei, cerchiamo il sei. C'è l'azzurro, va bene? Va. Tre, quindi devi cercare il verde. Lo sappiamo dov'è il verde, tu ricordi dov'è il verde? Ti dico che è dalla parte destra della cucinella. Questa? Qual è la destra? Questa. No, fermati. Qual è la destra? Non lo so. Sì, perché stamattina ho visto che mi hai detto giusto destra. E sinistra. Bravo Vittorio! Quella facile! L'ultimo sarà di che colore? Azzurro, azzurro. Facile! L'ultimo è il facile, sì, l'ultimo è un po' vediamo più facile. Vediamo quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! 18! E la coccinella oggi aveva 18 pallini.
E domani? Domani non lo so quanti ne avrà. Magari un in più, o magari un in meno. O magari sarà una coccinella diversa. O magari può avere più pallini. Più pallini, sì. O forse può avere 17 pallini. 17, quindi uno in meno. Oh no. Sì. Più avanti? Più avanti allora avrà 18, 19, 20. Allora 13. 13 vuol dire che ne dovrebbe avere 5 in meno. Perché 13 è più piccolo di 18. Ma no, perché sono 1, 2, 3, 4. Questi? Perché? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grazie mille per essere stati con noi oggi, che abbiamo giocato con la cucinella e l'albero delle mele. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!